Ok ragazzi, da come si può intuire abbiamo a che fare praticamente con una saga di Majin Buu alternativa, ve lo dico subito. E infatti qua qualche piccola chicca che secondo me è molto interessante che andrò a dirvi poi passo passo. Ora siamo con Goten e nella saga di Majin Buu eravamo con Trunks. E se non sbaglio hanno fatto questa cosa perché in questa saga alternativa hanno scelto di far vincere Goten. Dopo essere rimasto gravemente infortunato durante l'allenamento con Goten, Gohan abbandona il torneo mondiale, già questa cosa diversa. E Videl, figlia di Mr. Satan, è così in ansia per lui, che gli rimane accanto per curarlo finché non si riprende. È così il giorno del torneo mondiale. Ehi papà, pensi che Gohan stia bene? Non preoccuparti, Gohan, una volta preso il Senzu si rimetterà in sesto. In sesto. È tutta colpa sua, non si è impegnato a dovere. Andiamo, Vegeta, dacci un taglio. Dobbiamo concentrarci sui round finali che ci saranno tra poco. Facciamo del nostro meglio per Gohan. Ok, lo farò. L'incontro finale della categoria giovani del torneo vede sfidarsi Goten e Trunks. Ok, perfetto. Quindi Goten contro Trunks. Attenzione che ovviamente siamo sul ring di arti marziali. Io perché in passato, ormai parecchi episodi fa, ho detto che andava livellato al massimo anche Mr. Satan, perché da come si può intuire ci sarà di nuovo la battaglia con C18. Ve lo dico subito, ci sarà di nuovo questa battaglia. Comunque facciamo assalto. Tra l'altro con Goten, ragazzi, bisogna fare molta attenzione, perché con Goten c'è il rischio che non prenda Trunks e quindi vada dritto per dritto, ok? E questa non è una gran bella cosa. Anche qua ho rischiato di andare addosso proprio all'onda energetica più che altro, comunque all'attacco energetico. Però devo dire che Trunks è bello potente. Goten non demorde. Ok, meno male. E dovrebbe bastare un ultimo assalto e poi abbiamo vinto. Vabbè, non ho vinto di. Non ho vinto di fuori ring. Ho vinto. Ma l'ha toccato, ragazzi, avete visto tutti? Avete visto tutti? L'aveva toccato. Vabbè, dai, abbiamo fatto il perfetto, che avevo detto che non lo facevo da un po', qualche saga fa. Non mi ricordo quando. E va bene così. Bella per Goten, anche lui a livello massimo. E ok, perfetto. Sicuramente divertente fare queste cose. Alternative in tutti i sensi. E entrambi i giovani Saiyan si impegnano al massimo, ma pensando al suo fratello, Goten vince. Ok, cosa diversa rispetto alla saga di Majin Buu. Bene, ho sconfitto Trunks. Oh, e quello che cos'è, Goten? Non comportarti come un bambino. Ma sono un bambino! Mr. Satan avanza senza alcuna difficoltà e così arriva il momento della categoria adulti. Ok, ma non mi ricordo, devo. Oddio, ragazzi, mica. Non so perché, ma ricordo addirittura un doppio scontro con Mr. Satan. Spero di sbagliarmi. Adesso controlliamo. Piccolo. Così, a caso c'è piccolo. Va bene. Vediamo che succede. Questa saga alternativa mi piace di più perché ci sono secondo me battaglie molto più interessanti, molto più variopinta a livello di personaggi. Krillin sconfigge con facilità il gigante Pintar e riesce a superare il primo incontro. Nel secondo incontro, Piccolo affronta un misterioso rivale chiamato Shin. Vedo, questo torneo si prospetta molto interessante. Volevo tipo, eh sì, vabbè. Sembra avere delle qualità, ma non è al mio livello. Più che vedo era capisco, ovviamente, vabbè. Diciamo che all'epoca i traduttori non è che abbiano fatto un lavoro eccezionale, eh. Comunque, Piccolo, da tanto tempo che non utilizzavo Piccolo, sono felice di poter utilizzare di nuovo. Perché ragazzi, ovviamente, Piccolo, stiamo parlando di una bestia che mi permette di fare questa cosa qui. E io voglio fare questa cosa qui, non me ne frega nulla del resto. No, 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 aia, 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 aia. Devo fare solamente attenzione a non. Ok, perfetto. A non stare troppo al limite perché appunto potrebbe essere difficile. Però ragazzi, Piccolo, che potenza di Piccolo. Ok, veramente un allenamento questo scontro. Bene, bene. Sto registrando da 2 ore e 25 minuti tutta la sessione. Bene così. Con le abilità potenziate, Piccolo è più forte di quanto Shin sia in grado di sostenere. Impossibile.
Come può esistere qualcuno così forte sulla Terra? Earth. Ehi, non si è affatto male. Non mi aspettavo di dover affrontare un avversario come te. Appena Shin parla, Piccolo capisce l'identità del suo misterioso avversario. Kaioshin, che cosa ho fatto? Per favore, tienitelo per te. Non voglio che qualcuno lo venga a sapere, non ancora. Kaioshin è giunto sulla Terra per evitare che il mago Babidi riporti in vita Majin Buu. Se puoi, dammi un po' della tua potenza. Così Piccolo accetta di aiutare Kaioshin a fermare il piano malvagio di Babidi. Ok, è molto interessante tutto ciò, perché sembra quasi chiedere aiuto solamente a Piccolo e non anche a tutti gli altri. Vediamo però se è effettivamente così. Ok, ennesimo caricamento della nostra vita. Eccolo qua, ragazzi. Eccolo qua, Mr. Satan. Allora, mi fa combattere anche con Goten? Vediamo. No, direttamente con C18. Nel quinto incontro si affronta nel campione Mr. Satan e il C18. Non avendo interesse a vincere il titolo, C18 propone di truccare l'incontro a un prezzo. 20 milioni di zeni se ti lascio vincere e tu conservi la tua fama. Va bene, pagherò. Ok, ti conviene. Riuscirà Mr. Satan a sconfiggere Android numero 18? Però ragazzi, occhi aperti, perché qua non si è mai parlato di finale, perché nella saga di Majin Buu Mr. Satan affronta C18 solamente in finale. Quindi, se non ricordo male, una volta passato questo temibilissimo scontro, ce ne sta un altro. Ok, quindi cerchiamo di fare attenzione, cerchiamo di applicare la nostra tattica sia in questo ma anche nel prossimo incontro che arriverà. Ok, ovviamente la tattica è far uscire il rivale dal ring. Adesso, unica cosa, riuscirò ad arrivare io... Ok, perfetto, ne sono bastati due, meno male. E la prima è stata superata. Dico la prima perché mi sembra che ce ne stanno due. Ok, questa è fatta. Benissimo. Mr. Satan potrebbe livellare. Io volevo portarlo a massimo per avere le cose ancora più semplici, no? Però vabbè, fa niente. Sogno numero 1. Come promesso, numero 18, lascia vincere Mr. Satan. Se anche ti sconfiggessi, dovrei vedermelo con i prossimi due, e non sono tanto facili da battere. Quale destino attendo ora, Mr. Satan? È giunto il momento dell'evento principale della gara, il sesto scontro Goku contro Vegeta, ok? E qua si vede tutta l'alternatività, perché appunto Kaioshin ne parla solamente con Piccolo, e quindi non include gli altri, e questo vuol dire che il torneo va avanti, e quindi ci sono tutti gli scontri, tutti gli incontri. E questo vuol dire che abbiamo un Goku contro Vegeta. Ovviamente noi impersonificheremo sempre Goku, perché ovviamente il protagonista ha senso, secondo me, ragazzi. E quindi possiamo andare. Il tanto atteso duello tra questi due rivali si disputerà sul ring del torneo. Mi raccomando, Vegeta, non distruggere il ring. Lo stesso vale per te, Kakarot. Questa volta non mi batterai. Lo vedremo. Ti schiaccerò. Ok. Come detto, Goku contro Vegeta. E vediamo un po', ragazzi. Qua potrei sia provare a mandarlo fuori dal ring o semplicemente combattere per vincere. Vediamo un po', ragazzi. Ok, ha preso come lui. Via. Ahia, sei pazzo. Vediamo se riesco a menarlo un po' così. È essenziale trasformarsi in Super Saiyan e attaccare così. No, calmo. No. Che cavolo ho combinato. Ok, difesa. No. Qua l'abbiamo preso in pieno. Dannazione. Lo prendi così, perfetto. Ragazzi, a questo punto preferisco combattere normalmente, secondo me ha più senso, anche più spettacolare. Vediamo. Ora, vai. Dimmi che ce la fa, perfetto. Dovrebbe togliergli tanto la Kamehameha istantanea. Con Guldo ha fatto non so quanto danno prima. Vediamo contro un Vegeta quanto può fare. Beh, comunque ragazzi, quasi 20.000 direi. Devastante lo stesso. Ma come Big Bang? No, mi ha preso! No, pensavo di riuscire a spostarlo. Oh, ecco, l'avevo perso. No, ragazzi, calma.
Aia. Calma ragazzi, perché ovviamente io ho paura del ring. Io, ok, so di riuscire a vincere contro Vegeta, però il ring potrebbe essere un problema. Uscire fuori dal ring, intendo. Ma non è questo il caso, perché Goku riesce a trionfare. Perfetto. Facciamo cadere anche a terra, steso, spaparanzato. Ok, ragazzi. Vediamo adesso che cosa accadrà. Vediamo che ci dicono. Anche se lo scontro sembra poter durare in eterno, alla fine è Goku a spuntarla. No, è fuori discussione. Non posso usare tutta la mia potenza su questo misero ring. Vegeta. Kakarot, finiamo questo incontro da un'altra parte. Ok, va bene. Seguimi, Vegeta. Vegeta e Goku lasciano il torneo mondiale per cercare un luogo migliore per combattere. Ok, vediamo un po' che succede. E se non ricordo male, ragazzi, bisogna ricominciare anche con Mr. Satan. Vediamo. Vediamo tutta questa avventura dove ci porterà. No, siamo ancora con Goku, ok. Io sono sicuro di affrontare anche Krillin. C'ho questo ricordo che Mr. Satan affronta Krillin. Mi ricordo sta cosa, vediamo un po'. Ok, qui nessuno ci disturberà. Così va meglio per te? Non cambierai mai. Nemmeno tu se vuoi saperlo. A volte mi dai veramente sui nervi. Così è inizio il secondo round tra Goku e Vegeta. Ok. E impersonifichiamo sempre Goku, va bene, quindi secondo round subito dopo il secondo, subito dopo il primo, scusate. Ok, andiamo per vincere. Devo dire che anch'io sono più tranquillo. Preso in pieno. Anch'io sono più. No, dai, sono più tranquillo se posso. Se posso stare in un posto dove non c'è il ring, diciamo così. Agna, trasformati subito, bravissimo. Ok, lui vuole caricarsi, facciamo lo stesso anche noi. Però scappiamo un po'. Per arrivare al massimo, non c'è problema, io faccio questo. Preso in pieno. Tra l'altro volevo utilizzare il cannone Gallic, l'ho attivato, quindi ha sprecato tutta la possibilità di fare la suprema. Bravo Vegeta, bravo stupidino. Agna, hai preso? No, raga, come? Cioè, quanto tempo ha avuto per caricarsi in questo modo? E che vuoi fare? Stavolta non mi freghi. Ok. Senza il ring devo dire che è anche molto più semplice. Giustamente, ragazzi, perché tu vuoi o non vuoi, ce l'hai il pensiero che il ring possa essere un problema, tu possa uscire dal ring, quindi attenzione adesso. Ancora che spreca la possibilità di fare la suprema. Io invece non vorrei sprecarla, la possibilità facendo. Bella, così si alza e attacchi. Lo prendi? Ah, dai, non c'è più possibilità e niente, sono stupido. Via! Come ho fatto ad evitarlo, ragazzi, non ne ho idea. Fenomeno. Però adesso si può fare la suprema, e come si può fare? Vuole trasformarsi, piccolino, vuole trasformarsi. No, 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 ragazzi, no. No! Ah, niente, non mi fanno fare sta cavolo di suprema. Sì? Ok, finalmente, dai, almeno chiudiamo in bellezza. Dovrebbe buttarlo giù al 100%, perché toglie quasi 20.000, quindi non ha vita a sufficienza. E infatti, abbiamo vinto noi, yuppidu. Ok, qui un'altra è fatta, sempre più vicina alla conclusione di queste lunghissime saghe, anche se il 100% ancora non l'ho ottenuto. Che poi è un 100% che mi sono prefissato io. Comunque, 100% a livello di completezza del gioco. L'avventura del drago dopo questa saga l'abbiamo completata assolutamente al 100%. È trascorso molto tempo dall'ultimo duello tra i due nemici. Non male, Vegeta. Non ho ancora finito. Nemmeno io. Intanto, Piccolo e Kaioshin cercano il nascondiglio di Babidi. Ok. Quindi, ragazzi, questa è una saga alternativa e diciamo che l'elemento di Majin Buu sembra essere marginale rispetto alla saga originale. Quindi vediamo un po' cosa accadrà, perché fidatevi ragazzi, è molto interessante. Secondo me, come vi ho detto prima, è la saga più simpatica, onestamente parlando. Comunque, addirittura abbiamo Kaioshin come
primo, e se non sbaglio durante la saga di Majin Buu ho già livellato Kaioshin, quindi non dovrebbero esserci problemi da questo punto di vista. E questo è il posto Kaioshin? Sì, senza dubbio. Improvvisamente una forma oscura emerge dall'entrata dell'astronave. Sono stupito che tu abbia trovato questo posto, Kaioshin. È Darbula. Darbura. Caduto sotto l'incantesimo di Babidi, Darbula, il signore degli inferi, è ora un suo schiavo. Nessuno interferirà con la rinascita di Majin Buu. Ok, già livellato Kaioshin. Ovviamente se posso utilizzare piccolo, ci mancherebbe altro che non utilizzo piccolo. Ok. Bene. No, dai, niente. Perdo sempre l'opportunità di fare il perfetto, cavolo. Bella sfera, ma la mia è più bella, l'hai evitata addirittura. Come hai osato evitare la mia sfera di luce, la mia bomba di luce? Vabbè, fatti malmenare un po' per bene. Ok. Vai così. Vai così. Vai così. E vai così. Ok. Dai che l'abbiamo chiuso. Ok. Come sempre, ragazzi, con piccolo è una goduria giocare con piccolo. Lo dirò sempre fino alla fine, effettivamente siamo molto vicini alla fine. Kaioshin arriva al 74. Soddisfazione per lui. Ok, ragazzi. Ovviamente, dopo tutto ciò potrei fermarmi qua con la serie, però voglio mostrarvi per completezza tutto, secondo me è una cosa che ci sta carinissima da fare. Con i suoi malvagi poteri, sembra che Darbula sia chiamato Signore degli Inferi a ragione. Non riesco a credere a quanto sia forte. Non ci riesco. Non sai fare niente di meglio? La situazione si mette male per Piccolo e Kaioshin. Nel frattempo, il round finale del torneo mondiale di arti marziali sta per avere inizio. E infatti, ragazzi, mi ricordavo bene, questo qua è un palese riferimento al fatto che il Mr. Satan deve combattere di nuovo. Quindi, ragazzi, vediamo un po'. Vediamo un po' cosa accadrà. Ok, il cane sta piangendo, forse sta tornando qualcuno, intanto qua è uscito un mini brufolino. Ok. Vorrei vedere se devo alzarmi per chiudere la porta, perché vorrei evitare di fare tagli spiacevoli, però se Maddie poi inizia ad abbaiare alla fine. La finale del torneo mondiale sarà uno scontro tra Mr. Satan e Krillin, mi ricordavo bene. Ehi, Mr. Satan, ti ricordi di me? E perché dovrei ricordarmi di un nanetto pelato come te? Mi sa che non ho fatto una bella figura nel gioco di Cell. Nel frattempo, il sguardo di numero 18, benissimo, dell'angolo sortisce il suo effetto. Ascolta, so che è mia moglie, ma quando si tratta di queste cose non riesco proprio a fermarla. Cosa? Stai dicendo che quella bella ragazza è la tua signora? Mr. Satan accetta l'offerta di Krillin, no di numero 18, di pagare altri 20 milioni di zeni. Ok, quindi si combatte e basta, va bene, dai. Ovviamente la tattica è fare esattamente quello che ho fatto con C18, quindi sperare che Krillin non si muova troppo all'inizio, che rimanga fermo e che io possa fare questa cosa. Ok, meno male. L'importante con Mr. Satan è sempre il primo attacco. Quando si riesce nel primo attacco si è già a buon punto. Ok, perché poi gli altri verranno da sé, fidatevi. Ok. Ok, vai, prendilo. Ok, penso di aver vinto. Vediamo. Sarebbe assurdo fare sia Mr. Satan che Krillin a primo colpo. E infatti, ragazzi, è proprio così. Eccola. Adesso piange forte. Mi sa che è arrivato qualcuno e mi sa che devo chiudere la cavolo di porta. E infatti, ragazzi, aspettate un attimo, però stavolta faccio il taglietto. Ok, ragazzi, ne ho approfittato per prendere anche una piccolissima pausa di qualche minuto anch'io, giusto per staccare veramente un attimo. Ho preso il cellulare un attimo pure perché stava sotto carica, tutto un attimo. Comunque, ancora una volta Mr. Satan lancia la sua super mossa finale e come da accordi vince. Adesso siamo carichi per andare fino alla fine dell'avventura, tanto manca poco. Comunque, grazie Mr. Satan. Tra l'altro ho una fame, ragazzi.
Sono pure quasi le 8 di sera, eh? Sì, certo. Invece che parlo dei fatti miei e della storia in contemporanea. Così, Mr. Satan viene incoronato campione del mondo per un altro anno. Nel frattempo, Goku e Vegeta